Mettere assieme Dylan e Dracula sembra un'associazione estremamente facile. Mi sembra strano che non si sia ancora fatto, o se è stato fatto, magari mi sono perso, non sia stato fatto ancora tante volte, o non in maniera così esplicita come in questo album. Carissimi amici di Facebook, carissimi iscritti al canale YouTube, benvenuti come al solito a questa video recensione ed eccoci allora a questo Color Fest di Dylan Dog. Oh, a me sicuramente, sapete, sono un appassionato del colore, quindi quando abbiamo edizioni colorate è sempre un plus per me. Qui però, attenzione, si toccano dei tasti dolenti perché oltre a piacermi il personaggio di Dylan Dog, si va a toccare un personaggio come quello di Dracula, soprattutto quello ufficiale di Bram Stoker del libro, che a me ha sempre particolarmente intrigato. Quindi attenzione, perché se poi non lo si tratta come io ritengo opportuno, poi magari divento critico. Ma prima di sapere se sono critico o meno su questo album, andiamo un po' a dargli una sfogliata e vedere un attimo di che cosa tratta la storia. Allora, come abbiamo detto, in questo albo, tratti tipici delle vicende del Dracula stockeriano si mescolano all'universo di Dylan e viceversa. Per cui, nel primo dei due capitoli, il palcoscenico è quello del Demeter, la nave che trasferiva Dracula dalla sua residenza in quel di Transilvania a Londra. Nel secondo, invece, siamo già a Londra. Chiaro quindi che anche per coloro che non conoscessero la trama del Dracula originale, il viaggio di Dracula del primo capitolo, in qualche modo, saprà che andrà a buon fine. Il più sarà capire però come e chi altri riuscirà a toccare terra di tutto l'equipaggio, considerati i drammatici eventi che vi si consumeranno. Nella seconda parte invece abbiamo un Dylan intento a rintracciare Dracula prima che questi faccia esplodere l'epidemia di vampirismo in una metropoli quale quella di Londra. Qui ci resta da sapere che tipo di epilogo verrà narrato, ma all'interno dello svolgimento si compie un tentativo di intreccio con gli stessi personaggi del romanzo, anche se si cerca altresì di differenziare il modo in cui questo intreccio ha luogo. Allora, quindi la storia segue alcune fasi che si sono sostenute nella vera e propria storia del Dracula originale, quindi sostanzialmente se siete estremamente appassionati del personaggio, del libro, eccetera, della storia, conoscete già gli eventi, e a queste molte volte è un aspetto in negativo. Dopo cosa succede? Che o volete di solito una storia che sia estremamente fedele e appena si discosta un attimo siete estremamente critici, oppure cercate al contrario una storia diversa, originale. Qui bisogna capire come questa implementazione di Dylan riesca a rendere. Secondo me, questa implementazione di Dylan si posiziona in quella via di mezzo che non mi ha esaltato. Decisamente mi ha esaltato perché non mi ha fatto scoprire, tentennare di fronte, più di tanto di fronte a una storia. Ovviamente più che altro sapevamo come potevano andare gli eventi e cosa poteva succedere ai personaggi, sicuramente quelli principali, e anche l'incedere della narrazione è abbastanza tipico e rispetta, diciamo, quelli appunto alcuni avvenimenti del libro. Quindi non mi ha in questo caso intrigato allo sfoglio di vedere appunto come proseguiva, come andava a finire. Dall'altro non è nemmeno così fedele e non vuole esserlo, però l'inserimento di Dylan Dog non me lo rende nemmeno così particolarmente originale. Non mi cambia la storia in modo tale da dire che impronta che mette Dylan Dog. Alla fine sapete le cose che apprezzerete, o almeno io ho apprezzato di più di questo albo qui. Forse le cosiddette citazioni incrociate, cioè quelle di Dracula del libro che rivedete qui negli avvenimenti, o ancor più forse forzate o inserite facendo apposta l'occhiolino, come quelle di Dylan Dog, che vanno a implementarsi in questa storia. Quindi vedere, vabbè, a parte il Dylan Dog vittoriano con la tuba nella Londra vittoriana, la pistola classica che invece di essere la classica di Dylan Dog diventa una pistola modello più antico, sebbene specifico. Insomma, quelle citazioncine di vedere il proprio personaggio, se Dylan Dog è uno dei personaggi a voi preferiti, applicati a questo gotico inglese. Che però nel complesso, tra disegni che non mi hanno esaltato dal punto di vista qualitativo e altrettanto appunto una narrazione che
ma forse è più adatta a chi non conosce in generale la storia di Bram Stoker, di Dracula, magari da loro è resa più appassionata, altrimenti so è più qualche citazione, qualche più curiosità di vedere Dylan Dog applicata a questo scenario. Manca tra l'altro quella che, come in tanti film, romanzi, qualsiasi cosa voi vogliate, di Dracula o di questa tipologia, tra virgolette, di horror, di thriller, la parte iniziale della storia, cioè quella dove qualcheduno si reca e va nel maniero di Dracula. Quella è la parte, no, più intrigante e dove ci si sente particolarmente thrilling. E qui non c'è, e qui ci sono le fasi, diciamo, successive della storia. Mi viene a mancare proprio la fase più thrilling, che poi, conoscendo Bonaparte, cioè se poi c'era anche, se poi ci andava anche Dylan Dog, mi cambiava, ma probabilmente no. Quindi, insomma, l'avete capito? Non è che mi abbia esaltato in maniera gargantulesca, penso vi sia stato chiaro. Lo consiglio forse solo se accettate di godere giusto di qualche citazioncina qui e là incrociata, o se appunto non conoscete pedissequamente la storia di Dracula e quindi sfogliate un po' più avidamente questa storia qui. E se l'avete già letto, uscite da un po', quindi mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, in modo tale che dite anche la vostra, che magari è completamente opposta alla mia. Io come al solito vi ringrazio, se volete continuare a vedere video recensioni e sentire le mie opinioni dei vari Dylan Dog, di tutte le altre serie Bonelli o di tutte le altre serie non italiane, francesi o di qualsiasi altra, ma sempre a tema fumetti, allora iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!